La demenza e la sua relazione con la vitamina D. Uno studio dell'Università del South Australia ha trovato una relazione diretta tra demenza e carenza di vitamina D. Bassi livelli di vitamina D sono associati a un volume cerebrale inferiore e a un aumentato rischio di demenza e ictus. Molti casi di demenza potrebbero essere prevenuti aumentando i livelli di vitamina D nel sangue a 50 mmol/L. Uno studio della University of South Australia mostra una relazione diretta tra demenza e carenza di vitamina D. Avere un parente con demenza o conoscere qualcuno con demenza oggi è molto comune. Ma ci aspettavamo che la carenza di vitamina D fosse uno dei fattori alla base di questa malattia, che è anche una delle principali cause di disabilità e di conseguenza di dipendenza in età avanzata? Uno studio pionieristico e innovativo della University of South Australia mostra un legame diretto tra demenza e carenza di vitamina D. Bassi livelli di vitamina D sono associati a un volume cerebrale più piccolo e, quindi, a un rischio più elevato di demenza e ictus. Molti casi di demenza potrebbero essere prevenuti aumentando i livelli di vitamina D nel sangue a 50 mmol/L. Fino ad ora, la carenza di vitamina D nel rischio di demenza o ictus non era stata studiata utilizzando la genetica. Tutti i tessuti del corpo hanno recettori per la vitamina D, compreso il cervello, quindi una buona salute del cervello dipende da quantità adeguate di vitamina D, così come le ossa, i muscoli e altri tessuti. Possiamo ingerire la vitamina D attraverso il cibo o attraverso integratori alimentari, nel caso in cui attraverso la dieta i livelli di vitamina D nel sangue siano inferiori alla norma. Quali alimenti contengono vitamina D? Alimentos: vitamina D MCG. 100 g anguilla y angula 110 atún fresco, atún, bonito, caballa y otros, an conservas anaceite, 25 arenque 23 congrio 20 bonito fresco, atún, bonito, caballa y otros, conservas an escabeche, 17 caballa, iurel, palometa 16 boqueron. Sardinas 8 uevas frescas, 2 uovo de gallina 1,75 bollos 1,23 maionesa commercial 1 pasteles, pastas y otros dulces 1 mantequilla 0,76 higado 0,60 foie gras y patés 0,80 queso and porciones 0,28 queso gruyère. Emmental y manchego curado 0,27 quesos cabrales, manchego semicurado y roquefort 0,23 croquetas 0,22 albondigas, precocidas 0,20 carne empanada y pasteles de carne precocidos 0,19 quesos de bola, gallego y manchego fresco 0,18 pizzas 0,06 leche de vaca entera 0,03 queso de Burgos, requeson y cuayo 0,2 quali integratori alimentari contengono vitamina D? La vitamina D si trova in molti integratori vitaminici, ma possiamo trovarla anche da sola. Le due forme di vitamina D disponibili negli integratori alimentari sono la D2 o ergocalciferolo e la D3 o colecalciferolo. Sia la vitamina D2 che la D3 aumentano la concentrazione di vitamina D nel sangue, anche se la vitamina D3 potrebbe aumentarla maggiormente e per un tempo più lungo rispetto alla vitamina D2. Poiché la vitamina D è liposolubile, viene assorbita meglio se assunta con un pasto che contiene grassi. È sempre una buona idea assumere un integratore di vitamina D, come documentato da studi pubblicati. https://www.ambito.com/information/general/salud/mental/nuovo-studio-tratino-che-tratino-la-tratino-falta-tratino-vitamina-d-s-tratino-riesgosa-l-cerebro-cerebro-n546626-3*immagine generata con diffusione stabile. Un articolo di Catalina Vidal Ramirez, farmacista, dirigente presso bio-pharma.es. Le informazioni presentate in questo articolo non sostituiscono in alcun modo il parere di un medico.
Qualsiasi menzione in questo articolo di un prodotto non rappresenta l'approvazione degli SDG, Sustainable Development Goals, per quel prodotto.